Renzi De Filardi dell'Istituto Tecnico di Lago Negro. Un progetto questo che abbraccia l'ambito lagonegrese Pollino, che è ampissimo. E io ho chiesto anche all'altro preside della regione un resoconto di questo progetto. Intanto un progetto importantissimo, perché pone all'attenzione dei ragazzi il problema della droga. È un problema di tipo sociale che necessariamente, per essere almeno ridotto nella sua gravità, va posta all'attenzione dei ragazzi che crescono, soprattutto nelle scuole. E quindi l'iniziativa che è partita da questo gruppo, credo gestito dall'ASP, finanziato dall'ASP, ha posto nelle condizioni le scuole di mettere a disposizione le proprie strutture, i propri ragazzi, inserito in un contesto di progettazione, di prevenzione, in pratica non solo della droga ma anche di altre situazioni di difficoltà per i ragazzi, di avviarli verso una consapevolezza di comportamento che poi da adulti li dovrebbero mettere nelle condizioni di non cadere in tentazioni di questo. Un progetto che è durato 3 anni e che si conclude oggi. Ma lei pensa che questi progetti abbiano bisogno di qualche modifica, che siano incisivi? Sono incisivi? Sono incisivi perché vedono la presenza di persone esperte esterne al mondo della scuola, in collaborazione con la scuola, e quindi da questo punto di vista sono incisivi e significativi. È opportuno però non limitarsi esclusivamente ad intervenire nel momento scolastico, bisogna dare continuità nel tempo, sia per il resto del tempo, perché sono stati coinvolti i ragazzi delle seconde classi, quindi sia nel tempo che staranno ancora a scuola, ma anche successivamente quando si inseriranno nel mondo del lavoro e della società.